In amore ci sono i raffinati. Quanto sei dolce ad esempio. Gli irruenti. Amor de mi vita. I romantici. Stai passando come una rosa senza giocata. I disincantati. I passionali. Gli indecisi. I sentimentali. Poi se è un posto carino dove stare, potrei venire da te. I seduttori. Spesso in amore gli opposti si attaccano. Oh no. Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Ecco il trailer di oggi e subito dopo vi aspetto per le notizie di cinema. Ma che cos'è? Independent Guy! Uno di ose lesbi che ci hanno soffiato la scienza. Buonasera. Piacere reciproco. Sei sempre tanto bella, Sibyl. Che ci posso fare? Sono etero. Gli volevo regalare un viaggio, E altro che viaggio, devi fare un bello. L'ho fatto. Era pure bello, grosso. No! Cosa credi, che non posso essere più maschio di te? No! Non doveva andare così. Ci vuoi stare con me, no? Eh sì, ma lo capisci che vivere insieme è un altro discorso? O si sta insieme, o ci si diverte. Beh, ci sono scorsi a prendere una bella anatra leccata. Tutti i colori dell'amore. E tu che ci fai qua? Mammografia? Sì, vabbè, ti piacerebbe. Ah, con quello che l'ho pagato. Martin Scorsese ha deciso di riunirsi con l'attore che lo ha accompagnato negli ultimi suoi lavori, Leonardo DiCaprio, per il suo ultimo film, The Wolf of Wall Street, un film verità sulle scioccanti memorie di Jordan Belfort. La biografia parla dell'avidità e dell'opportunismo di Jordan, quale uomo potente qual era, che ha giocato in borsa tra gli anni 80 e 90. I diritti sul film cominceranno ad essere venduti questa primavera al Festival di Cannes, ancor prima che una singola scena sarà girata. Le sceneggiature di Aaron Gusejkowski sono state quelle più citate e volute negli ultimi anni ad Hollywood, da quelle ancora inconcluse, diciamo così, come Prisoners, a quelle invece già finite, come The Fighter e Contraband. Adesso lo sceneggiatore è stato coinvolto nella storia di un falegname di provincia che diventa poliziotto, dietro ad un complicato caso di rapimento. La parte verrà interpretata da Hugh Jackman e diretta dal regista canadese Denis Villeneuve. E per oggi è tutto. A prestissimo da AC News.